fortuno. Grazie a voi, tanti saluti dal Veneto e vi porto nel cuore, in alto i cuori. Allora, io ho visto, è venuto a trovarci anche l'assessore regionale alla famiglia, al volontariato, un assessorato molto importante in questo periodo. Se la portiamo sul palco, gli facciamo fare un saluto anche a lei. Io chiamerei Eli Pedretti, presidente della Comunità Montana, presidente tuttofare, un presidente che ha, diciamo così, vissuto forse il periodo peggiore per fare il presidente, perché senza soldi non si fanno neanche il minimo indispensabile. Vieni, è un grande esperto di calcio, poi lui vi spiegherà. Vieni Eli. Grazie senatore, grazie dell'invito, un graditissimo invito. 4 anni che l'amministrazione da me guidata conduce la Valseriana PDL Lega, Lega PDL. Qualche dato, prima di me il costo della politica era 250.000 euro, alta e bassa, con l'avvento della giunta Pedretti quota 000. Vuol dire che stiamo facendo del vero e proprio volontariato in Valseriana, 38 comuni, 140.000 abitanti. Abbiamo investito moltissimo nel turismo, le ultime risorse le stiamo spendendo per completare con la splendida idea iniziata 20 anni fa delle piste ciclopedonali, per cui si potrà, il sindaco di Bergamo potrà fruirne, da Bergamo fino alle cascate del Serio, da Bergamo fino a Castione e oltre. Questo per dire che nonostante la mancanza di compensi siamo stati attenti e sensibili al nostro territorio. Siamo gente che crede molto nel territorio e nella montagna, per noi è un valore aggiunto. Io sono anche sindaco di un piccolo comune, vorrei ricordare agli amici che ci rappresentano a Roma che l'Italia è nata sui comuni, vediamo di non fondere troppo perché le identità vanno rispettate. Buona serata a tutti e grazie. Cristina, vieni. Cristina Cantù, neoassessore regionale. E non aggiungo altro. Buonasera a tutti, bentrovati. Aggiungo alla famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato. Ho cercato prima, non appena arrivata, di fare un giro fra di voi per darvi alcune informazioni specifiche rispetto a quello che stiamo cercando di fare, a quello che specificamente intendo sviluppare, in una logica di evoluzione progressiva di un welfare capace davvero di tutelare al meglio i più fragili e i più bisognosi. Non voglio aggiungere altro e sottrarre tempo prezioso ai relatori che seguiranno e vi auguro una splendida serata. Arrivederci. Credo sia un discreto appassionato di bicicletta, anche lui tifoso dell'Atalanta, qualcuno lo definisce un signore, io lo definisco un amico, il sindaco di Bergamo è venuto parecchie volte a trovarci, Franco Tentorio. Cari amici, grazie dell'invito che ancora una volta ho accolto con vera gioia perché qui sono a casa. Ho fatto con gli uomini della Lega e del PDL 4 anni di lavoro e di collaborazione, leale, politicamente condivisa e desidero proprio ringraziarli. Consentitemi di farlo ad uno Massimo Bandera, capo delegazione, assessore all'ambiente, alla protezione civile e alla sicurezza. Prima di lui dell'ambiente a Bergamo non si parlava. Alessio Saltarelli, assessore ai lavori pubblici, se trovate una buca per strada è colpa sua, dice mia moglie. Enrico Facoetti, l'uomo che ha tanti soldi, speriamo che ce li dia, l'assessore al bilancio che ha fatto il miracolo di trovare un equilibrio anche nel 2013, come vi dirò dopo. Non posso non ricordare l'onorevole Invernizzi, un amico che per quasi 4 anni è stato in giunta,
capodelegazione, siamo stati contenti del suo successo, ma anche dispiaciuti del fatto che non sia più con noi. Grazie. Il Consiglio Comunale ha un grande presidente, perché poi in prima fila non posso dire altro. Guglielmo Redondi. Che guida con sapienza e maestria le nostre sedute di fronte ad un'assemblea qualche volta tranquilla, qualche volta no, ma lui la tiene a bada. Un ringraziamento particolare al vostro, posso osare dire nostro, segretario provinciale Daniele Belotti. Un amico da sempre, non solo perché è nerazzurro come me, lui ancora di più, ma anche perché il suo impegno politico e la collaborazione e la stima che ha contraddistinto i nostri rapporti non si possono dimenticare in tutta la mia vita. Un ringraziamento ai consiglieri comunali. Grazie a loro non siamo in 4 anni mai andati sotto, e questo per un'amministrazione di una città capoluogo è quasi un miracolo. Quindi grazie a Ribolla, grazie a Pecce, grazie a Lanzani, grazie a Frosinone, grazie ad Allegrini. Anch'io voglio salutare e ringraziare per la collaborazione Mara Azzi, direttore generale dell'ASL, che è stata classificata la migliore direttore generale dell'ASL della Lombardia. Quindi possiamo ammalarci tranquilli. Il bilancio 2013 non è stato facile. E qui devo dire che Enrico Coetti ha fatto dei miracoli che dovrà continuare a fare anche in questi ultimi mesi. Come sapete, il bilancio contiene 2 grandi tipi di spese: le spese correnti e le spese investimento. Le spese correnti sono i servizi che vengono offerti ai cittadini attraverso i vari assessorati. Nel 2013, e il paragone è particolarmente rilevante se vediamo quello che sta avvenendo nella città di Milano, vicina e amministrata da un sindaco non amico, nel 2013, nonostante 6 milioni di euro che ci ha dato ancora una volta di meno lo Stato, qui tra Monti e Tremonti siamo veramente in montagna, è stato possibile non aumentare imposte, tasse e tariffe. E l'ultimo episodio è stato le tariffe della TB, che sono state confermate nonostante un'autorizzazione regionale a un aumento, e questo consente ai nostri cittadini, specie a quelli che hanno condizioni economiche più disagiate, di non essere ulteriormente gravati da oneri dovuti al comune. E nonostante ciò, i servizi sono rimasti immutati. Anzi, per quanto riguarda i servizi sociali, in una città che non è povera ma che ha delle crescenti povertà che non possiamo ignorare, e i servizi culturali hanno avuto un lieve aumento. Quindi 6 milioni in meno, nessun aumento di imposte, tasse e tariffe, i servizi immutati. Devo dire che è un risultato di grande soddisfazione, è un dovere che abbiamo adempiuto nei confronti dei nostri cittadini, e lo abbiamo reso noto con un manifesto che da domani verrà affisso nelle vie della città. Manifesto che si sono pagati gli assessori e il sindaco, come abitudine nella giunta di Bergamo. Il problema grave è quello degli investimenti, perché ci hanno sequestrato 100 milioni di euro. Sono a Roma, non possiamo usarli, anche se sono nostri. Altrettanto è capitato alla provincia, altrettanto agli altri comuni sani della provincia di Bergamo, per un totale di 500 milioni di euro bergamaschi sequestrati a Roma e non spendibili per fare le opere pubbliche che pure sarebbero tanto importanti. Se le avessimo potremmo fare la risalita in Città Alta, lastricare quasi d'oro tutti i marciapiedi e le vie della città, sistemare il rondò dell'autostrada,
sistemare il Teatro Donizetti, che oggi vive e si apre sotto la mia responsabilità perché non è a norma. Un sacco di scuole che avrebbero bisogno di essere sistemate o addirittura costruite. Per cui effettivamente la grande battaglia è quella di farci ridare almeno in parte i soldi nostri. Il capo dei comuni si chiamava Del Rio, era il sindaco di Reggio Emilia, è diventato ministro di questo governo, io ho detto è fatta, sa quali sono i bisogni veri, non è stato fatto niente, nonostante gli sforzi di Attilio Fontana, sindaco di Varese, che io ringrazio ancora una volta perché è l'unico che difende gli interessi dei comuni. E infine abbiamo letto recentemente, e la Lega si è fatta portavoce della protesta con una riuscita manifestazione con una cinquantina di sindaci bipartisan davanti alla prefettura, una sentenza ha stabilito che questa norma vale per tutti tranne che per le regioni a statuto speciale. Quindi la Sicilia non ha sequestri a Roma, la Sardegna non ha sequestri a Roma, aggiungiamo anche che Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige hanno lo stesso privilegio. È un'ingiustizia gravissima e quindi l'urlo che noi lanciamo verso il mondo della politica è: ridateci i nostri soldi, lasciateceli spendere, perché sono soldi nostri e li useremmo sicuramente bene. Potremo realizzare tante opere pubbliche e soprattutto dare lavoro alle imprese e ai lavoratori della nostra terra. È la grande battaglia di cui la Lega si è fatta portavoce, che io sponsorizzo pienamente. Sono 500 milioni di euro della provincia di Bergamo sequestrati a Roma, di cui 100 dal comune di Bergamo. Questa è la grande battaglia. Ridateci i nostri soldi e noi risponderemo in maniera completa alle esigenze dei nostri cittadini, delle nostre imprese, dei nostri lavoratori. Grazie ancora. La battuta la devo fare perché è normale. Visto che con le province non si sa come andrà a finire, se non ti ricandidi tu in comune lo fa pirovano, per cui cerca di... Non c'è mia moglie, quindi posso essere più libero. Ho detto a Ettore che se vuole un vice sindaco, meglio so. Bene. Questa è stata considerata ed è effettivamente la festa della politica, però che al guest c'è un montude secca la Laura. Quindi Fausto, se puoi raggiungermi, per favore, saranno circa 70-80 persone, qualcosa del genere, che ci danno da fare. Segretario di circoscrizione responsabile della festa. Signori, buonasera e benvenuti. Mi viene difficile darvi del voi o darvi del lei, per me siete semplicemente amici ed ospiti. Mi hanno dato 12 minuti, ma utilizzerò solamente 30 secondi. Un grande grazie a tutti quanti voi che ogni sera, sfidando veramente anche Noè, oltre che le condizioni meteo avverse, venite a questa fantastica festa. Un grosso ringraziamento a tutti coloro che la rendono assolutamente possibile, ma vi prego, unitevi insieme a me ad un grandissimo applauso nei confronti di un grande, straordinario militante che questa sera è venuto a trovarci. Si trova seduto lì, si chiama Beppe Baroni ed è colui grazie al quale tante e tante feste della Lega Nord negli anni 90 hanno avuto il loro inizio. Buona serata, buona continuazione, la serata della provincia, quindi è doveroso ringraziare
l'assessore Buonassoli, che vedo qui presente, l'assessore Milesi e i consiglieri provinciali Valotti, Ferri, Capelli e la nostra fantastica consigliera Monica Mazzolini. Buona serata, viva la provincia! Bene, entriamo nel vivo, semmai non lo fossimo già. Solo un saluto, in sala abbiamo Renato Ravasio, che è presidente degli istituti educativi di Bergamo, che stasera è venuto a trovarci. Allora, chiamerei sul palco il presidente, presidentissimo, non so neanche io come definirlo, ti chiamo dopo, sei talmente, ti chiamo dopo. Presidente della provincia di Sondrio, presidente UPL, Massimo Sertori. Però sono due gli ospiti e lo devo per forza chiamare. Mi ricordo che è andato... ecco, vedi, è così lui, non c'è niente da fare. Mi ricordo che sono andato a vedere una partita dell'Atalanta con lui, e c'era anche Tentorio, tra il primo e il secondo tempo se ne voleva andare perché pensava fosse finita la partita. E qui abbiamo dovuto spiegargli che c'era anche un secondo tempo. Vieni Ettore, Ettore Pirovano. Moderatrice dall'Eco di Bergamo, Vanessa Santinelli. Prego. Non penso proprio di perdere l'abitudine come ho fatto tutte le altre sere, non, con questo non voglio introdurre l'argomento importante, tra altre cose molto complesso, però due considerazioni le faccio, magari possono essere anche interessanti. La politica, la libertà economica è la condizione necessaria per la libertà politica, Einaudi. Ma la politica è anche, non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia, qualche cacciatore c'è. Si dice anche dei parlamentari che quando un uomo è candidato al Parlamento, per lui tu sei un amico, quando è stato eletto sei un suo elettore, e quando è nel pieno delle sue funzioni sei solo un contribuente. Ed è anche uno strano paese, perché questo paese è uno strano paese perché in 30 anni di Borgia l'Italia ha avuto guerre, terrore, assassini, massacri, però ha anche prodotto Michelangelo, Leonardo, tutta gente che ha fatto, dato lustro. Poi facciamo gli esempi con la Svizzera, a cui lui è molto legato. La Svizzera ha avuto per 500 anni pace e democrazia. E sapete cosa ha prodotto? Gli orologi a cucù. Buona serata. Buonasera a tutti. Va? Sì. Allora, stasera parliamo di futuro delle province, che diciamo negli ultimi tempi sono abbastanza sulla graticola. Monti le voleva accorpare, tagliare, Letta le vuole cancellare. Diciamo che siete passati dalla padella alla brace. Allora, subito una domanda al presidente Pirovano a favore dei miei colleghi giornalisti. Se le province dovessero andare al voto nel 2014, cosa farà? Ah, sicuramente mi ricandido, perché finire il lavoro sperando che finalmente ci lasciano spendere i soldi che abbiamo, sacrosanti, che non sono bond argentini ma sono soldi veri che abbiamo bloccati
a Roma. Sapete, sono circa 70 milioni solo quelli di quest'anno, e quindi se andiamo avanti saranno di più. Pensate quante cose si possono fare in Val Seriana sui laghi, visto che la Val Brembana già abbiamo fatto le gallerie, riuscendo a portare a casa 40 milioni di finanziamento regionale. Mi dispiacerebbe veramente, dopo aver fatto i salti mortali, che se le province restassero ci fosse qualcun altro a gestire i soldi che a noi hanno portato via. Rivolgo la stessa domanda anche al presidente Sertori, che è in scadenza di mandato. Io non sono così sicuro come l'amico Ettore, nel senso che qualche giorno fa abbiamo fatto un comunicato stampa nel quale abbiamo dichiarato di aver esaurito il programma elettorale con il quale io mi ero presentato nel lontano 2009, e quindi si tratta di riscrivere un nuovo contratto con i cittadini, con gli elettori. Prima di poter decidere, quindi, devo essere assolutamente sicuro che i soldi di cui parlava prima Ettore Pirovano, che sono nostri e che per quanto mi riguarda devono restare sui territori, siano disponibili, altrimenti dedicare il proprio tempo a una causa che non ha la possibilità di poter coprire le esigenze dei cittadini non avrebbe senso. Quindi oggi non sono nelle condizioni di poter rispondere a questa domanda. Mi chiedo e vi chiedo, come mai a Roma tutta questa passione per le province? Perché c'è la voglia di imbrogliare la gente. Voi sapete, i primi due decreti che sono stati fatti dal presidente Monti sono stati cancellati dalla Corte Costituzionale, ma per poter entrare nelle aule dei due rami del Parlamento ed essere votati per somma urgenza hanno dovuto ricevere la firma del Presidente della Repubblica. E non mi risulta che lo staff del Quirinale abbia minori capacità di un consigliere comunale che lo fa almeno nei primi sei mesi di un consiglio. Cioè, se un consigliere comunale dopo sei mesi sa che la Costituzione può essere cambiata solo con una legge costituzionale, mi pare veramente strano immaginare che il Presidente della Repubblica e i suoi consulenti gli abbiano acconsentito di firmare dei decreti che cancellavano per decreto una norma costituzionale. Quindi ci vedo qualcosa di molto più grave di quello che è successo, ovvero ci vedo la voglia di imbrogliare i cittadini dicendo che i problemi degli sprechi a livello nazionale e quindi anche nel nord Italia sono di responsabilità delle province che sperperano i soldi. Siccome sapete tutti bene che in tutte le nazioni civili che funzionano molto meglio di quanto funzioni la nostra ci sono degli enti intermedi che si chiamano in modo diverso, non si chiamano province ma sono il cuscinetto tra la grande regione, in Lombardia sono 10 milioni di abitanti, e il piccolo comune. Da noi c'è Blello che ne ha 72, forse adesso è arrivato un cinese, sono diventati 73. Quindi voi immaginatevi il sindaco di Blello che deve andare oggi da Maroni al 33esimo piano per spiegargli che gli mancano i soldi per fare il parapetto sulla strada che è appena riuscito a costruire per portare le bare con l'automobile nel cimitero che è su in cima alla montagna. Quindi, signori, è una bufalata. Adesso il presidente Letta ha preso il decreto Monti, ha cambiato un paio di parole e l'ha ripresentato per fare in modo che le province diventino come delle comunità montane, ovvero come delle bocciofile, dove i sindaci, quelli che contano di più per maggioranza politica, scelgono il loro presidente, come si faceva nei comuni prima del 93, quando voi andavate a votare, anch'io, e pensavate di votare il sindaco, invece votavate il consiglio comunale che nel suo interno sceglieva il sindaco, che non aveva alcuna autorevolezza, non aveva alcun potere, perché nel momento in cui non faceva quello che dicevano quelli del partito di maggioranza lo cambiavano e ne facevano uno nuovo. Quindi stanno imbrogliando ancora la gente, cercando di far credere a tutti che se aboliscono le province, che devono essere cancellate dalla Costituzione,
perché nell'articolo 114 c'è scritto: comuni, province, regioni e le città metropolitane sono gli organismi ufficiali dello Stato italiano, ma non puoi pretendere che un organismo ufficiale sia eletto come dalla bocciofila. Quindi io credo che anche questo tentativo maldestro che sta facendo anche questo governo, ma guarda caso il Presidente della Repubblica è lo stesso e anche lo staff probabilmente non si è accorto di aver fatto delle bufale, probabilmente firmeranno ancora queste cose per avere il tempo per aspettare che poi la Corte Costituzionale glielo bocci, ma nel frattempo evitano di farsi andare a elezioni nel 2014, perché è quello che vogliono evitare. Non vogliono che sul territorio ci sia una democrazia, e dopo che sarà capitato alle province, vedrete che capiterà ai comuni, perché nella relazione scritta dal governo che accompagna questa legge che cancella le province, c'è scritto che gli organismi istituzionali del territorio sono una forma non democratica di potere, perché sono una specie di potere eccessivo nelle mani dei cittadini. Questo i poteri della finanza non lo possono sopportare. Sì, io se la domanda è la stessa, sì. Oltre ovviamente a condividere l'analisi di Ettore, io ho una visione per quanto riguarda questo accanimento nei confronti delle province che mi piace definire i territori, perché le province oramai è diventato un nome che quasi è una bestemmia nominarlo. Province uguale territori, bisogna avere chiaro questo concetto. Sono sostanzialmente due motivi per cui c'è questo accanimento. Uno di tipo mediatico, che fa comodo alla politica perché dà in pasto alla gente, al popolo, qualche cosa, dobbiamo cominciare da qualche parte, eliminiamo qualcosa perché la pubblica amministrazione ha dei costi troppo elevati, partiamo dalle province. Perché dalle province? Le province sono 107, i comuni sono 8.000, è certamente nell'arco istituzionale più debole, e quindi facciamo vedere che eliminiamo questo. Quindi dal punto di vista mediatico, chi vuol fare demagogia su un elemento di questo tipo lo può fare in modo molto importante, tant'è che sono circa 2 anni che stanno facendo demagogia sulla questione dell'abolizione delle province. C'è poi però un motivo secondo me più politico, ed è il vero motivo, ed è nascosto, ed è quello che nel momento in cui si tolgono le province di fatto i territori sono messi a nudo, perché i comuni rimangono polverizzati, divisi tra loro, non hanno più un luogo di sintesi, e quindi il potere di interdizione che il territorio può avere nei confronti dello Stato centrale e anche di Roma e anche, scusate, della regione, viene depotenziato in modo incredibilmente forte. A quel punto i territori è come se avessero una sordina, non contano più. E allora una parte del mondo economico, e mi riferisco, voglio essere molto chiaro, anche a quelle lobby che non nascondiamocelo di fronte a nessuno, Ettore, tu sei stato parlamentare per molti anni, le lobby esistono, fanno le pressioni a Roma nel momento in cui si fanno le leggi, e certamente le lobby di potere fanno molta meno fatica a incidere, a influire sulle leggi fatte a Roma, piuttosto che andare sui singoli territori e doversi confrontare a delle istituzioni che non sono state elette democraticamente e che quindi hanno l'autorevolezza e l'indipendenza che gli consente di portare avanti le istanze dei territori stessi. Non so se mi sono spiegato bene, ma il vero progetto è un progetto politico dell'architettura dello Stato per indebolire la parte democratica e per invece rafforzare quella parte economica e di lobby che non si vede, che non si presenterà mai alle elezioni, ma che gli piace comandare in Italia e non solo in Italia. Questo è il vero progetto per il quale si vogliono abolire le province, secondo me. Vorrei quindi che spiegassimo alla gente dove andranno i sindaci. Il sindaco di Blello, che ha bisogno del parapetto, dove andrà? Ma per farvi un esempio che credo sia comprensibile anche se molto asciugato, è come se ci stessero imponendo di traslocare i mobili e le competenze della provincia, e quando si fa un trasloco di solito si portano sotto casa perché devono arrivare i camion. Allora noi della provincia dovremmo prendere
tutte le nostre cose, i nostri documenti, le società, le competenze. Sono 140 le deleghe che la Regione Lombardia ha trasferito alle province lombarde. 140 cose che la Regione non fa, cioè la Regione non gestisce nulla, ed è per quello che la Regione Lombardia ha poco meno di 3.000 dipendenti rispetto alla Sicilia che ne ha 17 o 18.000. La Regione Lombardia non fa le cose, fa le leggi e poi verifica che le cose vengano fatte in funzione delle leggi che sono state approvate dal Consiglio regionale. Tutte le cose vengono fatte dalla Regione, dalla provincia, la gestione delle strade, delle scuole, l'ambiente, le concessioni, il controllo dei piani regolatori, tutte cose che sapete benissimo o che se non sapete potete immaginare. Tutto quello che non fanno i comuni e anche cose che fanno i comuni sono controllate dalla provincia. Ora, tutte queste cose, insieme ai mobili, alle scartoffie, ai computer, noi li portiamo in strada e lì restano, perché il governo non sa ancora chi farà queste cose, non ha ancora deciso chi farà le cose che non può più fare la provincia perché sarà cancellata. Voi immaginatevi, e uso un eufemismo, il bordello che succederà quando non ci sarà più nessuno che organizza la gestione delle strade. Voi direte, per quello che state facendo adesso, certo, non ci lasciano spendere i soldi e possiamo tappare poche buche, non possiamo fare nuovi appalti, non possiamo pagare le imprese che hanno fatto i lavori, che hanno certificato i loro crediti, e voi non riuscite a capire che dietro questa volontà di non farci pagare le imprese c'è la voglia di far capire al popolo che le province non servono a niente, e anche i comuni, perché anche il sindaco Tentorio non può pagare gli imprenditori che hanno lavorato bene e che hanno ultimato i lavori. E questo significa far vedere alla gente che gli organi territoriali, i comuni e le province non servono, perché le cose non vanno avanti, ma non vanno avanti perché il governo ci impedisce di farle. Quindi non si è capito chi farà cosa, non si è capito per esempio chi si prenderà in carico, se le province dovessero sparire, i 6.000 dipendenti delle province, delle 12 province lombarde, che se dovessero diventare dipendenti della regione costeranno il 30% in più, perché il contratto regionale prevede dei compensi più alti del 30%. Voi pensate a cosa succede in tutta Italia? Sono 60.000 i dipendenti delle province in Italia? 60.000 dipendenti che non possono essere licenziati. La sovrapposizione di dirigenti, perché in Regione Lombardia saranno almeno 150, cioè i dirigenti delle province lombarde saranno tra i 150 e i 180, che si trovano a fare i dirigenti in regione sovrapponendosi ai dirigenti regionali, per cui ci sarà un fottio di dirigenti che non sapranno più cosa fare, però prenderanno sempre lo stipendio da dirigente. Quindi non sappiamo chi farà le cose, sappiamo sicuramente che in questa terra di nessuno, in cui ci chiedono di fare il trasloco ma non ci dicono in quali stanze mettere le cose della provincia, succederà che i cittadini e i comuni non avranno più alcun servizio. Le province hanno competenze importanti, le scuole, le strade, i servizi sociali, servizi che rischiano quindi di rimanere in un limbo. Mi chiedo, come UPL, come Unione delle Province Lombarde, perché il governo non ascolta il territorio, non ascolta la gente, non ascolta le cose che dice Pirovano, ma come tanti altri presidenti? Perché visto da Roma è così difficile capire quali sono le necessità del territorio? Beh, allora innanzitutto bisogna dire che c'è un errore di fondo. Pensare che tutte le province in Italia sono uguali è sbagliatissimo. Come diceva prima il presidente di Bergamo,
La Lombardia è una regione che ha delegato molto, ad esempio, alle province lombarde. Sono oltre 200 le deleghe, sono oltre 200 le deleghe che Regione Lombardia ha delegato alle province lombarde. Ma ad esempio in Sicilia sono 7-8 deleghe che sono state delegate alle province siciliane. Per cui è un errore grossolano pensare che le province siano tutte uguali. Io non sono tra quelli che sostiene che le province siano tutte utili, voglio essere molto chiaro. Ci sono province utili, province inutili, province gestite bene, province gestite male. Non è più possibile in Italia andare avanti omologando tutti, dicendo che siamo tutti uguali, perché così non è. Perché soprattutto per quanto riguarda le province, a parte alcune deleghe principali che vengono definite dallo Stato centrale, la maggior parte delle deleghe vengono demandate dalla Regione. Ora, la Regione Lombardia ne ha delegate più di 200. Seguendo il ragionamento che faceva prima Ettore, provate a immaginare, dalla sera alla mattina queste 200 deleghe ritornano alla Regione. La Regione, ovvia, non è strutturata per amministrare. Significa che il Presidente Maroni, la sua Giunta e i suoi consiglieri non faranno più politica. Dimentichiamoci, noi siamo dalla Lega, dimentichiamo pure la macroregione e tutte le politiche che vogliamo fare, perché il Presidente sarà imbragato, uso questo termine, dalla mattina alla sera a risolvere questioni amministrative. Quindi la Regione non sarà più nelle condizioni di legiferare e di fare delle programmazioni generali, che è il suo ruolo fondamentale. Tant'è vero che nella discussione delle province, non so se si è notato, ma hanno cominciato a inserire anche la discussione delle regioni e quindi a mettere in dubbio anche le regioni. E qui la storia si ripete, è il centralismo che ha avuto una ribellione rispetto a quanto è successo negli ultimi anni, devo dire anche con la presenza della Lega nei governi che si sono succeduti, quindi si andava verso un trasferimento, verso il federalismo, verso il portare il potere verso i territori, soprattutto col governo Monti, devo dire, che è stato un governo sostenuto fortissimamente dalla parte burocratica romana. Molti ministri erano dei direttori generali dei ministeri e quindi c'è stato un effetto esattamente contrario, per cui bisognava trovare una soluzione per invece ricentralizzare tutto il potere. Quindi, ripeto, l'abolizione delle province non è da analizzare fine a se stessa, ma è da analizzare dentro un progetto politico che purtroppo oramai dimostra tutta la sua evidenza. Per cui io ritengo, ad esempio, che per quanto riguarda le province lombarde, ripeto, non vale per tutte le province, non solo non devono essere cancellate, ma devono essere potenziate. Bisogna fare un progetto di semplificazione anche sui territori, demandando alcune competenze che oggi sono di consorzi, enti di secondo livello, dentro le province, e quindi certo un progetto di semplificazione. E voglio ricordare, per fare un esempio, che nel 2005 in Germania, visto che molte volte viene presa da esempio, è stata fatta una riforma sulle province che prevedeva di demandare tutta una serie di poteri che oggi ha la Regione alle province stesse. Si erano posti come un obiettivo la riduzione del 20% del costo dei servizi, obiettivo raggiunto, e il presidente della provincia tedesco, eletto direttamente dai cittadini, svolge anche le funzioni che oggi sono svolte dal prefetto. Io credo che in Lombardia siamo pronti a fare anche questo. Il presidente mi chiede di fargli una domanda cattiva. Non lo so, mi dica lei, presidente, cosa vuole sentirsi chiedere? No, direi proprio di no. Diciamo che sono stati anni, presidente, in cui l'abbiamo sentita spesso lamentarsi. Beh sì, quando non mi lasciano fare le cose e i soldi sono dei cittadini e noi non li possiamo spendere, mi incazzo veramente. Ma io sarò sempre sulle barricate per questo. Anche se dovessero cancellare le province, qualcosa che le sostituisce ci deve essere. Ma il grosso dubbio è che ci vogliono omologare tutti, vogliono fare in modo che non ci sia più una differenza tra la provincia di Sondrio, la provincia di Bergamo e la provincia di Enna o la provincia di Calatafimi, perché questo dà fastidio a livello centrale. I dipendenti della Regione Lombardia
sommati ai dipendenti delle province lombarde, sommati ai dipendenti dei comuni della Lombardia, non arrivano al numero dei dipendenti della regione Sicilia. E noi li abbiamo mandato per pagare gli stipendi, gli abbiamo appena mandato 130 milioni di euro alla regione Sicilia per pagare gli stipendi dei dipendenti che sono inguaiati, perché con la riforma che hanno fatto di cancellare le province hanno istituito 35 consorzi, quindi hanno moltiplicato i dipendenti e non hanno i soldi per pagarli. Allora, per fare in modo che tutto sparisca in un grande calderone, devono eliminare quegli stronzi del nord che gestiscono in modo normale la loro società, che è la provincia o che è il comune. Devono fare in modo che non si vedano le differenze. È quello il problema. Perché non dovete arrivarci a capirlo. Noi non siamo bravi, noi siamo normali. Fare le cose bene è una cosa normale. Vogliono cancellare la normalità, e se cancellano, come diceva giustamente Massimo Sertori, se cancellano gli enti territoriali e tutto torna sotto il potere centrale, come sembra evidente che stia succedendo, sono loro poi che gestiscono, aprendo e chiudendo i rubinetti, quello che viene fatto, nonostante magari qui si abbia più voglia di fare le cose. Signori, la media nazionale dei dipendenti degli enti comunali, la media nazionale, è di un dipendente ogni 70 cittadini. In provincia di Bergamo c'è un dipendente ogni 187 cittadini, parlo di comuni. Se tutta l'Italia avesse questa media, in Italia ci sarebbero 280.000 esuberi solo tra i dipendenti dei comuni. Sapete quanti sono 280.000? Moltiplicate 280.000 per 40.000 euro, che è il costo medio lordo omnicomprensivo di un dipendente. Sono quasi 12 miliardi di euro all'anno di soldi solo buttati via per i dipendenti dei comuni. Pensate a livello di regioni e di province che cosa potrebbe succedere. Allora non ci vengano a dire che l'1,2 euro che costa a voi a testa all'anno la politica della provincia di Bergamo, perché quello che costa un cittadino della provincia di Bergamo è 1,2 euro all'anno a testa per pagare gli stipendi dei consiglieri, degli assessori e del presidente, che non hanno le macchine blu, io ce n'ho una verde. €1,2 all'anno. Loro vi stanno dicendo che cancellando queste spese si risolvono i problemi. I problemi sono i dipendenti, che in Regione Lombardia non sono tanti. 6.000 dipendenti delle province su 10 milioni di abitanti sono un'inezia. In Italia sono più di 60 milioni. Di 60.000, scusate. Però io vi ripeto una cosa: noi dobbiamo riuscire a far capire alla nostra gente che l'importante è riuscire a fare le cose. Poi non mi interessa se non ci saranno le province, si chiameranno in un altro modo. L'importante è che noi possiamo fare le cose. Voi sapete, ma ve lo dico dopo, fai una domanda. No, Presidente, un'altra cosa, visto che ci tiene la domanda cattiva. Ma secondo lei la gente l'ha capito che non ripara le strade perché non ha i soldi? No, non credo che l'abbiano capito. Però forse se ci pensano bene, vedendo che tutti i sindaci protestano, perché tutti i sindaci protestano e la provincia non è diversa da un comune, è obbligata a non spendere nello stesso modo per i quali i comuni non possono spendere. Quindi le buche che vedete in giro non sono una volontà. Il fatto che non tagliamo l'erba sui cigli e quando arrivate alle rotonde sembra di essere nella savana e bisogna mandare dentro le capre perché quelle non le paghi per tagliare l'erba, è perché non possiamo spendere i vostri soldi che sono bloccati in tesoreria unica a Roma, perché per i vasi comunicanti i nostri soldi attivi servono a pareggiare i buchi che hanno fatto i comuni e le province del sud. Non raccontiamoci le palle.
perché così portiamo in Europa un bilancio che è pressappoco in pareggio. Loro li hanno buttati nel cesso e noi non possiamo spenderli. Quindi io veramente sono stufo di questa cosa, ma spero che un po' alla volta, ma è difficile arrivare ai cittadini, perché i cittadini hanno già i loro poteri e giustamente dicono, ma cosa me ne frega se quello là non può prendere i soldi. Ma i soldi che non possiamo spendere sono i vostri e non possiamo darvi i servizi. Perché oggi noi abbiamo la possibilità di avere grandi successi che portano benessere, perché è inutile fare politica se la gente non vive meglio. La politica serve se fa vivere meglio le persone che hanno creduto in quello che hanno votato. Allora, se noi riusciamo a mettere a posto finalmente questa questione molto complicata che è quella degli aeroporti, perché adesso se noi riuscissimo, e con Franco Tentorio, con Malvestiti e con gli altri soci ci stiamo lavorando, se noi riuscissimo e ci riusciamo, perché siamo testardi e i bresciani con i quali noi possiamo litigare per al Bressa o per l'Atalanta, non è vero che io non so che sono due tempi, solo che io nel primo tempo ero già stufo, ma possiamo litigare per l'Atalanta e per il Brescia, possiamo litigare se al Maghut Bergamask è più bravo e più veloce del Maghut Bressa, però guardiamo le stesse montagne e sostanzialmente quando parliamo in dialetto ci capiamo benissimo. Se riusciamo a fare squadra con Brescia e possiamo utilizzare il loro aeroporto, finalmente Franco Tentorio sarà tranquillo di poter vincere le elezioni prossime, perché non avrà più il chiodo nel cervello di quelli che protestano per i voli notturni, perché potremo fare i cargo a Montichiari e poter aumentare i passeggeri qui da noi senza fare incazzare la gente, perché potremmo fare tutto quello che voi vi aspettate per la viabilità. Oggi siamo riusciti, con l'aiuto dell'assessore Cappellini della regione Lombardia, l'assessore alla cultura, e con l'assessore del bilancio che era qui ieri sera, l'assessore regionale al bilancio Garavaglia, siamo riusciti a scongiurare i grossi problemi dei comuni sulla gestione delle biblioteche, dell'interprestito, del trasporto dei libri. Gli diamo mezzo milione all'anno ai comuni e non dovranno più chiedere i soldi ai cittadini nella tessera delle biblioteche. Quindi quando noi riusciamo, le cose le facciamo, chiediamo soltanto di poter usare i nostri soldi. Non volete più fare le province, mi va benissimo, però tu sappiate che tutti i dipendenti vanno in regione e costano di più, oppure vanno nei comuni e là, come prendono di meno, faranno causa al governo. Vista da Sondrio com'è la cosa? Anche voi avete gli stessi problemi? Soldi bloccati, strade con le buche? Ma io farò alcuni esempi che riguardano la mia piccola provincia di Sondrio, anche se molto particolare, per capire in che situazione siamo. Noi, la provincia di Sondrio, ha un bilancio di circa 50 milioni di euro all'anno e abbiamo fermi per il patto di stabilità, nella tesoreria peraltro a Roma, 40 milioni di euro, tanto per darvi una proporzione delle cose. Quando io sono diventato presidente della provincia avevamo un debito pari a 39 milioni di euro. Il prossimo 27 settembre faremo il consiglio provinciale con l'assestamento di bilancio, arriveremo a un debito di 2 milioni di euro, quindi abbiamo sanato completamente le casse della provincia. Ma questo fa parte della nostra mentalità calvinista, no? La mentalità che noi abbiamo al nord, e va bene, ci mancherebbe altro, ma se dopo un lavoro di questo tipo ti rendi conto che i sacrifici fatti, i risparmi fatti, la buona gestione serve solo ed esclusivamente a colmare chi purtroppo non ha gestito le cose così e ha creato dei buchi, come diceva prima Ettore, allora voi capite che allora si genera un senso di frustrazione, perché uno dice: mi sono impegnato, ho fatto le cose bene, le ho fatte giuste per i miei cittadini e pur avendo risparmiato dei soldi ho fermo 40 milioni di euro, peraltro in un momento critico come questo, con le imprese ferme, occorrono le opere pubbliche, occorrono ammodernamenti, faremmo anche lavorare la gente, no, non si può perché i nostri soldi devono stare fermi, perché per una sorta di principio di perequazione, no, per compensare chi purtroppo ha gestito male le cose, dobbiamo fare così. Aggiungo che se questo servisse a risolvere definitivamente i problemi, proprio per la mentalità che abbiamo noi del nord, che è anche solidaristica, sarei anche disposto, mi andrebbe anche bene,
però che sia una soluzione definitiva. Se invece è un buco nero dove continuano ad andarci i soldi e non si, questo buco non si chiude mai, allora non va più bene. Per cui veramente io mi auguro che alla prossimo autunno metteremo in atto delle azioni politiche anche forti, perché questa cosa, Ettore, del patto di stabilità, e mi riferisco anche al sindaco, non possiamo più giocarci su questa cosa qua. Questa cosa sta danneggiando in modo importante i nostri cittadini, i nostri territori. Non è più tollerabile questa cosa, e quindi dobbiamo utilizzare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per porre fine a questa ingiustizia. E per fare questo abbiamo bisogno dell'appoggio forte della gente, e perché la gente ci dia l'appoggio deve essere a conoscenza della situazione. Quindi incontri come quello di questa sera, ci impegneremo ancora di più, lo porteremo nelle piazze, lo porteremo dappertutto, ma la nostra gente deve capire che i soldi che sono nella disponibilità dei comuni e delle province, grazie agli straordinari sacrifici fatti prima di tutto dalla gente che paga le tasse, ma anche dagli amministratori che mediamente da noi sono persone responsabili e capaci, oggi per questa alchimia stramba non possiamo utilizzarli. Tutti insieme io credo che possiamo fare una vera e propria rivoluzione, perché quando le ingiustizie arrivano a questi livelli non dobbiamo aver paura, dobbiamo urlarlo e dobbiamo ottenere quello che ci spetta. Allora, province senza soldi, coi soldi ma che non si possono spendere, che cosa avrebbe fatto, Presidente, se avesse avuto la possibilità di spendere i soldi che ha? Per farvi un esempio, sapete che la Val Brembana è contenta perché abbiamo fatto le gallerie. Qualcuno ha detto che l'aveva già fatte lui, ma i soldi non c'erano, c'era scritto RR. RR significa prima o poi te li do. Io ho messo sul piatto con Formigoni, allora c'era, ho detto o mi dai i soldi o io mi dimetto e dico sono cazzi tuoi. Mi ha dato i soldi. 35 milioni di euro. Con 35 milioni di euro stiamo facendo le gallerie della Val Brembana. Voi pensate, con i 70 di oggi più quelli che avremo l'anno prossimo, saranno più di 100 milioni. Teoricamente, sapete signori, con 100 milioni di euro si può fare una galleria che collega la Val Seriana e la Val Brembana, per darvi l'idea di quello che si può fare. Pensate a quante strade finalmente messe a posto, a quante scuole con riscaldamento nuovo, a quanti vetri nuovi, a quanti banchi, a quanti servizi pubblici diversi, ogni anno, potendo spendere i propri soldi. Quello farei. Ma io vi dico un'altra cosa. Qui in aula c'è il sindaco di Caravaggio, che quando io ero sindaco di Caravaggio faceva il mio vice sindaco, e c'è l'assessore alla sicurezza, che è Luca Botti, che è ancora l'assessore alla sicurezza. Nel 2000 a Caravaggio, prima che Maroni facesse i decreti da ministro dell'interno per dare il potere ai sindaci per fare le ordinanze, noi abbiamo fatto le retate e abbiamo riempito i pullman di clandestini, caricati nei pullman e mandati fuori dai coglioni. Quindi io, senza la copertura, queste cose le ho già fatte. Se non ci sarà la copertura vostra, sappiate che io la guerra contro il patto di stabilità la faccio anche da solo, però poi vi vengo a tirare le coperte di notte. Quindi andiamo alla guerra, in che modo? Quali potrebbero essere le azioni forti per farsi sentire a Roma? Beh, innanzitutto diventa fondamentale, assolutamente fondamentale, che ci si muova tutti insieme. Quindi indipendentemente dal colore politico, io sto parlando e mi rivolgo agli amministratori, destra, sinistra, centro, alto, basso, Lega, è un problema che riguarda tutti gli amministratori del nord e tutti insieme devono cercare di risolvere questo problema. Io mi auguro veramente, ma credo che sia così, che a partire dal governatore, dal presidente Maroni, che deve essere là in prima fila, il primo, e a scendere tutti i presidenti di provincia e tutti gli amministratori, indipendentemente dal colore, pensando prima di tutto al territorio e alla gente, ed ecco che qui ritorna fondamentale un aspetto che citava anche prima Ettore, le province elette, perché c'è anche qualcuno che dice ma le province le potremmo anche lasciare, le depotenziamo, togliamo un po' di competenze e poi, come diceva
prima Ettore, le trasformiamo in comunità montane, ovvero il presidente della provincia non è più eletto direttamente dai cittadini, ma viene di fatto nominato. Perché questo dà fastidio? Perché un sindaco eletto e un presidente di provincia eletto prima risponde ai propri cittadini e poi risponde ai partiti politici. E allora la base, il fondamento per fare questa battaglia, dal mio punto di vista, se vogliamo che sia efficace, deve essere di tipo istituzionale. Quindi ci deve essere il governatore della regione Lombardia che rappresenta la Lombardia, i presidenti di provincia, i sindaci. Se tutti insieme decidono di fare un'azione forte, dico anche di ribellione rispetto a quella che è oggi una normativa, se lo facciamo tutti assieme, viva Dio, cosa potrà fare lo Stato centrale? Non penso che potrà mettere in galera tutti i sindaci, tutti i presidenti di provincia e il presidente della regione. Bisogna avere le palle per dire basta, così non si può più andare avanti, e bisogna stare uniti assieme con l'istituzione più importante davanti e tutte le altre dietro, e la gente sicuramente ci appoggerà e ci verrà dietro. L'importante è spiegargli qual è la questione. Le conclusioni a lei, Presidente, e poi l'appuntamento alle urne. Io sono stato piacevolmente sorpreso quando sotto la provincia, tre settimane fa, abbiamo fatto una manifestazione contro il patto di stabilità. C'erano anche dei sindaci, non della Lega. Mi piacerebbe che ce ne fossero sempre di più, mi piacerebbe che tutti capissero che questo problema non è un problema di politica, politichetta, è un problema del territorio. I sindaci e anche il presidente della provincia, tutti i presidenti di provincia, devono fare bene l'amministratore. Poi ognuno di loro è l'espressione di un partito, ma un bravo amministratore, io per esempio ho un ottimo rapporto col presidente della provincia di Mantova, che l'anno scorso è venuto qui su questo palco, che non è assolutamente della Lega, ma la pensa esattamente come noi. Mi piacerebbe che l'opinione pubblica, indipendentemente dalla coloritura politica, lasciamola a quelli che vanno a Roma. Sapete, io sono venuto via per libera scelta da Roma nel 2011. Ho scelto di vivere in un modo più umano e di fare il presidente della provincia, e non avrei potuto continuare a fare entrambe le cose, perché allora era ancora consentito. Ma bisogna fare delle scelte, e a me piace essere coerente, e la coerenza mi piacerebbe che l'avessero tutti, siccome sono tutte delle brave persone. Mi piacerebbe veramente fare un'assemblea di tutti e 244 i sindaci, non soltanto per discutere delle bollette dell'acqua, ma per metterci d'accordo e fare una seria protesta motivata e comprensibile dai cittadini, per far capire bene a livello governativo che ne abbiamo pieni i coglioni. Va bene, direi che è sufficiente così. Ringraziamo il presidente Pirovano, ringraziamo il presidente Sertori, e buonasera a tutti, arrivederci.